finalmente svuota la spesa Eurospin. Mi raccomando, prendete carta e penna perché ci sono dei prodotti molto interessanti, ci sono anche delle conferme, delle riconferme, insomma, no, ed anche una novità. C'è anche una novità, peraltro io l'ho vista qualche giorno fa direttamente sulla pagina Instagram di Eurospin Italia, ma quando sono andata a fare la spesa qualche giorno fa non li ho trovati, o meglio ho trovato la versione classica. Chi ha visto bene l'anteprima sa a cosa mi riferisco. Vabbè, bando alle ciance, parto subito con lo svuota la spesa. Allora, ho ripreso il mix di verdure. Delizie dal sole, verdure per insalata russa, coltivato in Italia, azienda italiana e prodotti italiani, confezione da 450 grammi e per l'appunto ne ho prese una, due e basta. Due confezioni? Pensavo tre, mi sono confusa, perché il tre di solito è un numero perfetto. Vabbè. Ci accontenteremo di queste due buste. Devo dire che sono estremamente gradevoli, molto molto buone. Rispetto al fratello originale, quindi al mix di verdure per insalata russa by Orogel, le verdure qui sono tagliate in modo più grossolano, quindi sono più grandi rispetto all'originale, appunto. Devo dire che sono molto buoni. Se devo essere pignola proprio al 100%, a livello di sapore, di consistenza e anche a livello visivo, preferisco quello di Orogel. Ma questo è un ottimo, ottimo prodotto ed è un'ottima alternativa al mix insalata russa di Orogel. 450 grammi per 99 centesimi cada uno. L'altra versione di Orogel non ricordo i grammi, se lo dovessi ricordare mi metto qui i grammi. Io li pago intorno a 1,35 euro, poi dipende dove li acquisto, ma c'è comunque una minima. Ma comunque c'è differenza col prezzo. Ripeto, sottolineo, sono estremamente buoni. Surgelatore. Ho acquistato anche il cavolfiore a rosette, a me piace moltissimo, sempre di Delizie dal Sole, 600 grammi. Anche qui abbiamo la verdura, l'ortaggio, in questo caso i cavolfiori italiani, ed anche l'azienda è italiana, ok? E poi ho ripreso, sempre di Delizie dal Sole, il contorno grigliato, 450 grammi di prodotto. All'interno c'è una piccola percentuale di condimento. Ve lo dico perché da Eurospin trovate anche il contorno senza l'aggiunta di nessun tipo di olio, nessun tipo di grasso. Questo è molto molto buono, però bisogna avere qualche accorgimento. Ma secondo, cioè, non è solo in riferimento a questa tipologia di prodotto perché lo comprate da Eurospin, un po' tutti i contorni grigliati con all'interno una parte di condimento, di grasso, in questo caso l'olio, devono, ecco, per risultare buoni, gradevoli per quanto mi riguarda, hanno bisogno di qualche accortenza, perché altrimenti, non so, le verdure tipo sono un pochino mollicce, oppure il sapore non è tutta sta bontà. E via discorrendo, ma questo è buono anche per preparare delle belle frittate con le verdure, oppure se dovete preparare qualche torta salata, qualche ad esempio torta salata a base di, che so, pasta sfoglia, oppure l'altra, come si chiama? La pasta brisée, mamma mia. Stamattina proprio mi ha dato una cirovella, cacciocirovella, eh? Ho detto tutto. Surgelatore, mio cavallo di battaglia, mi sono mancate. Amo essere biologico, le mini gallette a base di mais e legumi. Appena sono uscite, ve le ho fatte scoprire. Ora spopolano ovunque. Eurospin, mi dovreste pagare. Eurospin. E poi a volte mi fanno ridere qualche commento che arriva una tantum. Sono molto fortunata in questo, fortunata, io non credo nella fortuna. Vabbè, ci siamo capite, no? Il caso vuole che ogni tanto arrivi qualche messaggio così che arriva dal cosmo. Ciao, ti paga bene, ma dove? Io non sono pagata da nessuno. Comunque, se il signor Eurospins
o mi volesse pagare o mi volesse fare la spesa per senza niente, io sono contenta, eh? Ho anche dei buoni per le mie followers. Comunque queste sono la fine del mondo, buonissime, buone buone buone. Poi ho preso due confezioni di latte alta digeribilità pascoli italiani senza lattosio, UHT a lunga conservazione, latte 100% italiano, buono buono buono. Io compro il latte senza lattosio semplicemente per una questione mia, o meglio di gusto, perché detta così, di gusto, perché mi piace tantissimo, sia bevuto freddo sia bevuto caldo. Lo specifico perché comunque il sapore del latte varia da freddo a caldo. Mettiamo anche tiepido perché sennò si piglia collo. Poi ho preso in offerta della Dolciando, alla fine vi do anche i prezzi, vi specifico i prezzi. Comunque ho speso una novantina di euro. Plum cake con gocce di cioccolato, 350 grammi, sono 10 plum cake. Fate sempre attenzione perché molto spesso sia il prodotto di marca sia il prodotto non di marca mettono meno prodotto. O trovate 8 confezioni all'interno, o ne trovate 6, tipo le crostatine vengono 1,40 euro, 1,39 euro, una cosa del genere, ma all'interno ci sono 6 crostatine. Ciao! Poi Sivano ha ripreso il Mesdames, questo qui. Devo dire che è buono, non è il formaggio stellato, ecco, da 5 stelle, però devo dire che è buono anche quando farcite qualcosa oppure tipo preparate il Danubio salato. Buono. Good. Good. Poi, vabbè, queste sono novità, ve le faccio vedere alla fine perché. Poi abbiamo preso il prosciutto al reparto dei freschi, prosciutto San Daniele DOP, 29,99 euro al chilo, noi ne abbiamo presi 256 grammi, 7,68 euro. Buonissimo, buonissimo. Poi ho ripreso di Tremolini Gran Tramezzino, senza olio di palma, senza crosta. Crosta, senza crosta. 400 grammi, questo è molto buono, sia per preparare degli aperitivi, ma anche semplicemente per fare colazione, quindi un velo di marmellato, oppure burro e marmellata, oppure un bel velo di Nutella, oppure una crema al pistacchio, insomma, possono essere farciti sia in versione salata che in versione dolce, sono gradevoli, come dico io. Poi ho preso una confezione di Don Jerez espresso decaffeinato 16 capsule, compatibile con la Dolce Gusto. Se cercate un caffè annacquato, estremamente delicato, non forte, questo fa per voi. Se invece amate, io prendo un altro caffè, cioè questo lo beve Silvano, io bevo il caffè Petrigno, perché altrimenti per me non è caffè, è un po' di cosa ammiscata. Però siccome ci sono tante persone che non amano il sapore forte del caffè, o lo gradiscono, ecco, annacquato, sappiate che questo fa per voi. Se volete essere annacquate, prendete Dolce Jerez. Eurospin fa un po' di caffè sestimato, non quello nelle latte che è buonissimo, ma capsule compatibili con la Dolce Gusto, per cortesia. Faccia delle capsule che siano degne di essere chiamate tali, o meglio, non è tanto il fatto della capsula, ma più che altro il fatto che sia scritto caffè. Come soffro, io soffro. Poi ho ripreso, questi sono buonissimi e ve la dico tutta, o meglio, già ve l'ho detto in passato quando li ho presi, sono più buoni degli originali. Ora, battere Kinder, Ferrero, Mulino Bianco è abbastanza difficile, se non impossibile, ma questi li preferisco di gran lunga agli originali e sono i Choco Snack con nocciole della Dolciando. Sono 5 monoporzioni da 20,5 grammi cada uno. Buonissimi. Faccio le magie, faccio sparire a qualcuno. Poi ho preso le banane, queste sono in offerta a 99 centesimi al chilo. Poi ho preso, a me è venuta un po' la noia di questi cosi proteici, questi budini proteici, però ne ho presi due perché a me piace variare per quanto riguarda la colazione, merende, spuntini, e quindi li ho presi. Peraltro Giulia appena li ha visti ha detto, gridando ai 420, mamma prendi i tuoi yogurt per la dieta. Ha detto, mo sto 8 euro spin, sto a dieta. Protein plus, please, insomma, protein questo più davanti, abbastanza gradevole. Il mio preferito in assoluto è quello di Alpli, come quello
non ce n'è. Le ho provate di tutte le marche, Müller's, Nestlé, insomma, Lidl's, ho provato tutto quanto. Il migliore è Alpli. Con questo ho detto tutto. Poi ho preso una confezione di pecorino romano DOP grattugiato. Capo, perché non la giovia nel banco dei freschi? Non lo so. Vabbè, già la capa mi. Pascoli italiani pecorino romano DOP. Grattugiato. Confezione da 100 grammi. Poi due buste di grana padano DOP. Sempre pascoli italiani. Allora, la busta di pecorino è da 100 grammi, invece le buste di grana padano sono da 200. Invece la busta di parmigiano è da 100. Ok? Non ho già capito questa cosa. Perché? Perché? Poi ho preso due confezioni di zucca già tagliata. Questa arriva direttamente da Salerno. Ah, perché le zucche qua nella Sicilanza, nella Catanianza non ci stanno. Comunque, una zucca che arriva da Salerno. Ciao, Campania mia. Ti amo. Tem. Poi ho preso al reparto salumeria dei freschi il formaggio a pasta filata affumicato. Questo è buonissimo. 9,99 al chilo. Ne abbiamo presi 234 grammi. 2,34 euro. Questo qui. Retta, retta. È buonissimo. Vedete proprio l'affumicatura? Se vi dovesse capitare, provatelo. Anche per esempio quando preparate tipo pasta e patate, oppure se lo utilizzate per le pizze, torte salate, torte rustiche, tè, me, caffè, mille foglie, mille mie. Poi Giulia mi ha detto: mamma, lo prendi? La merenda snack con parmigiano reggiano, frullato e grissini. Questo mix e match prodotto dalla Parmareggio. Anche questo ve l'ho fatto scoprire. Poi ho preso, amo essere eccellente, rigatino stagionato a petali, affumicato con legno di faggio, carne italiana. Infatti c'è anche la specifica. Confezione da 100 grammi, questo lo andrò direttamente a surgelare. Non so se metterlo all'interno di questa confezione oppure all'interno di un contenitore ermetico chiuso e sigillato oppure in un sacchetto per alimenti, non lo so ancora. Però ecco, li ho presi perché non mi servono adesso. Poi ho preso eccellente, anche di questo ve ne ho già fatta capo, quando ero pallone, questo. Vabbè, lasciamo perdere. Pascoli italiani, gorgonzola DOP, piccante, buono, ricottine, pascoli italiani, latte 100% italiano, 200 grammi totali, ogni ricottina è da 100 grammi, buone. Anche queste, trovate anche la versione senza lattosio che a me piace tanto, però per quello che devo preparare avevo bisogno della ricottina classica, anche se comunque mi sa che qualche giorno prima della preparazione che devo preparare andrò a prenderlo direttamente non dal ricottario, i ricottari stanno a Napoli. Stai dicendo, mi parli in biscotto, mamma mi sto troppo anzallanuto. Comunque già via sta ricotto sotto sotto. Poi ho preso, mi è tornata la voglia, ogni tanto perché dentro c'è un bel po' di zucchero, quindi attenzione, Don Jerez espresso macchiato cortato, capsule compatibili con la dolce gusto. Ripeto, sottolineo, fate attenzione perché c'è lo zucchero, nel senso, quando. Perché dici fare attenzione? Nel senso che magari un uovo senza zucchero, invece sta scritto zucchero. Vuole entrare da Shiny Charlie, aspettate. Aspetta, fatto vedere. E fatti vedere la tenuta, finemmo si va. Sta chiù. Uriele, mamma mia. Allora, dicevo, magari c'è qualcuno che per un determinato motivo dice no, io voglio il coso completamente senza zuccherante. Allora io lo sto specificando. Latte parzialmente scremato in polvere, caffè istantaneo, antiagglomerante. Ah, non c'è lo zucchero, l'hanno tolto. Ragazzi, hanno tolto lo zucchero dal cortado! C'era lo sciroppo di glucosio. Latte parzialmente scremato in polvere, caffè istantaneo 30% e antiagglomerante E551. Basta! Oh, e com'è questo fatto? E perché sta tutto su zucchero Rind? Aspettate un minuto. Ah, per capsule. Per cortado abbiamo 25 calorie, 0 grassi, 3 di carbo e 2 di zuccheri. Ah, perché è lo zucchero del latte?
Vabbè, comunque io non taglio perché questo è un canale di verità, pesce fritto e baccalà e quindi io non taglio questa cosa, la potrei anche tagliare e dire non è vero, io dico la verità. Quindi lo potete prendere a cuor leggero. Di conseguenza questo accontenta tutti, perché quando una cosa è già zuccherata, accontenta solo chi lo canzona un botto e dice no, lo voglio con lo zucchero grande. Quando non c'è sto zucchero, accontentiamo tutta la platea, tutto il pubblico, perché chi vuole zucchero basta che ci metta rinde, che non boh, sono un zometto. E ho detto tutto. Poi, come novità, in realtà questa esce ogni anno in edizione limitata, ma talmente ha avuto successo che Eurospin si è deciso a metterlo in linea in linea permanente. Amo essere eccellente, passata, pomodorini, datterini, pomodoro 100% italiano. Anche di questo vanno fatta a capo quando è un pallone. È la fine del mondo. Costa perché siamo sui... Non mi ricordo, forse 1,19 euro, non me lo ricordo, ma è buonissima. Ogni confezione è da mezzo litro ed è la fine del mondo. Fate attenzione perché ci sono anche altre versioni che hanno il tappo nero. Invece questa ha il tappo argenteo, argentato. Sempre va a giritti imbastati, sta specifico. Sono molto contenta che siano arrivate in linea permanente perché sono la fine del mondo. Se non l'avete mai provate, provatele e non le lascerete più. E poi ho ripreso della linea Le nostre stelle delizie dal sole, pomodorini, datterini 100% italiani. Questi qui, vedete? Anche di questi vaggio fatta a capo quando è in un pallone. Sono i migliori in assoluto. Trovate anche la polpa e i pelati, che per carità sono buonissimi. Ma io preferisco i pomodorini, soprattutto quando voglio preparare tipo il sugo per gli spaghetti o le linguine, che so, coi capperi. Aspettate. Mamma mia, quanta bella! Vai, scendi. Ok. Cosa stavo dicendo? Ah, basta, aspettate. Ah, poi ho preso un pacco di Amo Essere Eccellente rigatoni pasta di Gragnano IGP, mezzo chilo, cottura 14 minuti. Questa devo dire che è buona come pasta. A me la pasta di Eurospin non piace, tutti i tipi, tutti i laghi e tutti i monti. L'unica versione che mi piace, secondo me, può essere acquistata e consumata tranquillamente. Ovviamente mi riferisco a chi ama la pasta di un certo tipo, è questa. Buona, buona, buona. Mi raccomando, però scolatela prima dei 14 minuti. Una volta una vogliono dicete sì, però dura 14 minuti, però la pasta è molla. Ma tu la pasta l'hai tirata prima? Non è che poi lo spiegherò qualche volta che significa questa pasta al dente. Significa pasta al dente, lo sapete o non lo sapete? Perché poi mi scrivi, ci ti commenta sotto, ma prima scrivi, ci ti commenta. Siete documentato o no? Come già fai con certi poi... Ho preso Le nostre stelle linguine, tremolini, pasta di Gragnano. Allora, fate attenzione perché ci sta, Le nostre stelle tremolini e Amo Essere Eccellente, sono due paste differenti, il pack, la confezione può essere dubbia, può essere, diciamo, dato un minuto, dicevo, la confezione inganna, sì, la confezione può ingannare, vedetta o non vedetta? Casa scritta Amo Essere Eccellente, a pasta che sta scritta Amo Essere Eccellente, è buona, secondo me. Che stacca pure Bunarel, Tremulini le nostre stelle, però che stacca Eccellente, oh, dice stesso nome, Eccellente, è fatti più o meno che Eccellente, però è fatti più o meno. Tant'è vero che qua il minuto aumenta 14 a 11, e uno dice no, ma quello aumenta per il formato di pasta perché questo deve cuocere di più. No, non è così. State a sentire a me. Che ho detto tutto, io ho le competenze per dirlo. Adesso andiamo a me, sto da sentire a chi non capisce niente. Poi le nostre stelle, olive da jasquin olio extravergine d'oliva 32%, 100% italiano, confezione da 180 grammi. Pure questa oliva va già fatta a capo quando è un pallone. Buonissime, buone, 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 buone. Se non l'avete mai accattate da Eurospin, accattatelo. Poi aspettate perché casa stanno imbrugliando tutto il ciocero. Aspettate un minuto. Come soffro, io soffro. Qui ci sta accadendo, mamma mia, ma buttava a busto per l'aria. Buttava a bucca a cenare. Mamma mia, mamma.
Lasciamo perdere. Allora, poi ho preso due prodotti eccellenti che trovate da Eurospin, ma non trovate da Eurospin questi prodotti sempre in linea permanente. Ogni tanto Eurospin si gratta la cervella e fa uscire questi prodotti. Eurospin, ma perché ne metti in linea permanente? Io non lo so. Qualcuno dice sì, però costano tanto. Ha già capito, ma uno non può pure gli sa da mangiare, sa da mangiare lui che è buono, no? Poi anche su questo faremo un video a parte. Allora, potere del conte, questo pure ve l'ho già fatto un sacco di volte. Potere del conte, olio extravergine d'oliva, 100% italiano, fruttato leggero, 750 ml, buono, buono veramente. Olio extravergine d'oliva 100% italiano, olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive unicamente mediante procedimenti meccanici. Ideale per svariati usi in cucina, per le preparazioni di cibi cotti che per condire cibi a crudo. Particolarmente indicato per i piatti a base di pesce e per le vellutate di verdura. Questo arriva direttamente da Città di Castello. Poi un altro olio eccellente, le nostre stelle, potere del conte, olio extravergine d'oliva toscano IGP estratto a freddo. Questo è da 500 ml, invece questo è da 750. Siamo sui 5 euro. Tacchi la lango. Ma già fa cucchissimo, ha già lavato. Madonna, mi già faccio più, come soffro, come soffro. Allora, anche se vi dice, Nichile mi ha fatto pure un Zallani, trovate anche il bollino con la certificazione. Ok. Allora, olio ex... Olio extravergine d'oliva toscano IGP estratto a freddo, certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAF. Olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Modalità di conservazione: conservare in ambiente fresco a riparo dalla luce e fonti di calore. Allora, questo arriva direttamente da Firenze, da Vinci, eh? 500 ml e basta. Poi ci stanno tutte le numerette, tutto rista please. Provatelo. Non lo lascerete più. Come fa? Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti perché poi uno dice: ah, chi pacchia, picchi pochi, mi fa stare sentire già neanche il cervello che mi brucia, mi mette pure a pensare così là, lasciamo perdere. Poi avete visto il video dove vi parlavo della novità della crema Amo Essere Eccellente, crema 50% nocciola? Guagliù, è la fine del mondo. Mi avete tempestato sia su WhatsApp per chi mi conosce dal vivo. Guardate qua, che tettoia! Nel frattempo si è assemblata, si è impalcata sia su WhatsApp che su Instagram. Mi avete bombardato tutto quanto. Mi hanno mandato fotografie, cattate sta cioccolata. Per chi ancora dovesse comprarla o dovesse decidersi, la deve accattare immediatamente. È la fine del mondo. È la fine del mondo. Ne ho comprati altri due bucacci. È spettacolare. Cioè, compratela assolutamente. Lista ingredienti spettacolare, sapore. Proprio quando voi l'assaggiate, la melania di che sa? Di nocciola del Piemonte IGP. Della nocciola proprio. Gianduia, proprio l'emblema di Torino. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Poi ho preso la crema al mascarpone, questa non l'ho mai presa, da 300 grammi. È uscita ogni tanto da Euraspin, ma ogni volta che è uscito veramente in edizione striminzita, non limitata, e quindi non è mai riuscita a dargli. Questa è la prima volta che la piglio e la devo provare. Giusto come me. Latte, mascarpone, panna, latte. Correttore di acidità, quindi l'acido lattico, panna, sciroppo di glucosa, zucchero di canna, albume d'uovo da allevamento a terra, latte scremato in polvere, tuorlo d'uovo da allevamento a terra. Beh, l'alcol etilico ci sta assolutamente. Luciano, perché c'è l'alcol etilico? Documentatevi perché certi ingredienti ci sono. Una volta non voglio non mi scrivete, quando ho fatto i video sui bocciati Eurospin, non voglio non mi scrivete, ma è utile più che altro che tu faccia i video sui prodotti che vanno evitati perché all'interno ci sono degli ingredienti, voglio, ma sono sì, certe cose in commercio, no? Significa che se vanno mangiare, perché chi? Voi state a sentire chi che fanno terrorismo, in coppa cose non mangiare, i giornali, la televisione, in coppa internet, e qui ci sta proprio, mamma mia, proprio l'apoteosi, l'apoteosi
delle sciocchezze. Mamma mia, mi ha documentato, va buono. Allora, invece di perdere tempo con poi telefono, io andavo a una libreria, andavo a una biblioteca, si muoveva a cattare. No, io non ho soldi per comprare il libro. Vabbè, guarda, andavo a biblioteca. Pigliatevi i libri di chimica, storia, geografia, tutte cose. Leggete là in coppia e cose. Io non capisco. Mamma mia, come mangio. Io dico Ravenna, ma che le veramente? Io proprio non so che le caggiarisce. Crema al mascarpone, la dobbiamo provare comunque sta crema al mascarpone. Bah, non lo so. La proverò e vi farò sapere. Poi ho preso questo è spettacolare. Le nostre stelle delizie dal sole, pesto di pistacchio, pure chi sta fatta a capo quando è un pallone. 190 grammi, ascoltate gli ingredienti. Al primo posto, pistacchi al 75%. Olio di semi di girasole, sale e pepe nero. Basta, non c'è più niente. Altri ingredienti all'interno. Questo lo potete utilizzare per preparare tantissime, tantissime preparazioni. Si può aggiungere anche in alcune preparazioni per renderle più sprint o per rendere semplicemente più sicure, perché il pistacchiante è della sicurezza. In ultimo, Dulcis in fundus lacticus regularis. Ah, mamma mia! Dolciando macaron. Allora abbiamo cioccolato bianco, cioccolato confondente, burro salato, caramellato. Cioè, ignoo! Vaniglia e lampone. Sono 8 pezzi, 90 grammi cada uno. Vabbè, c'ha 90 grammi cada uno in un macaron tanto. Peso totale 90 grammi. Sono questi. Praticamente questi io li ho visti sulla pagina Instagram di Eurospin, ma non c'erano. Questa volta li ho trovati, perché c'era solo la versione, diciamo, classica, quelle che vi ho fatto vedere sempre, e li ho presi. Buon aggio fatto, perché quella da voto ero pigliato quelli là classici. Allora, aspettate un attimo. Di Eurospin ci sono tre versioni di macaron. La prima versione, accattata tempo fa, ma non mi ricordo i gusti, andate a vedere i video del dicembre scorso, dicembre-novembre scorso, e li ritrovate. Quelli sono molto buoni e battono assolutamente quelli di Lidl, che le Lidl non sanno neanche i cipolle, non sanno completamente niente, proprio bocciati, sono solo dolce in accidente. Poi c'è un'altra varietà con altri gusti o gusti simili rispetto ai primi, che sono completamente bocciati, cioè sono proprio brutto tale e quale come Killer Olidols. E poi ci sono questi, i nuovi, che devo provare, li devo provare ancora e poi vi faccio sapere. Speriamo che questi qua sono buoni. Tant'è vero che le aziende sono differenti. Fammi vedere chi si qua vengono, perché io mi ricordo tutte cose. Mi tengo a capo che mi scordo, però c'è che cosa mi ricordo. Chi sa vengono, questi qua. Mamma mia, mi è scritto Belgio. Ah, questi... Kazakhstan, 29. Questi praticamente appartengono alla stessa azienda dei primi macaroni, dei primi macarons, quindi mi lasciano ben sperare, ma li devo provare. Io comunque sono incuriosita da questo burro salato caramellato, da questo nome tutto chic. Vediamo se sono anche chic quando si mangiano. E niente, che se questo è quello che ho comprato, uscundrino, arso uscundrino. Allora, una volta uno dice, ah, ma ti paga Eurospin? No, senti, quale mi paga Eurospin? Perché non faccio più scontrino? No, ma quello è Eurospin di te soldi. Ah, mamma mia. E quale fosse il motivo perché non è stato ricevuto Eurospin di soldi? Non lo so, ma vabbè, comunque, a cervello da gel. Rigatoni di Gragnano 1,09, crema alle nocciole 3,99, linguine stelle 1,09, passata da Terini 1,39, no, 1,19, 1,39 mezzo chilo. Uno dice, ah, è tanto, a qualità e a qualità. Accattate meno cose. Un po' che mangia buono. Poi uno non è che si mangia ogni giorno e passa tipo un marollo, no? Vabbè. Pomodorini datterini, quindi nella latte 89 centesimi. Olio fruttato 4,29 euro. Olive taggiasche 1,19. Olio toscano 4,79. Cavolfiore 1,69, contorno grigliato 1,79, mix di insalata russa 99 centesimi, plum cake 1,49, pomodorini datterini 0,89, latte alta digeribilità 1,29, pane gran tramezzino 1,99, sono aumentati perché costavano meno, triangolini di mais e legumi aumentati di un centesimo perché venivano 89 centesimi, ora sono 99.
prosciutto San Daniele 7,68, macaron 3,49, crema al mascarpone 2,99, formaggio a fette 1,69, budino proteico 1,39, rigatino 1,99, banane 76, zucca a cubetti 1,99, grana padano 2,99, la merenda snack 89 centesimi, ricottine 1,09, ciocco snack 1,49, pasta filata affumicata 2,34, pecorino romano 2,19, gorgonzola piccante 2,19, totale 90 euro e 91 centesimi. Poi c'è, diciamo, la shopper per nel reparto orto bio 0,01 centesimo. E questa è la spesa che ho effettuato da Eurospin. 90 euro, belli tondi tondi, buonanotte e su una tour. Spero di avervi tenuto compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick meli.made, non mi ricordo perché non lo so, io ho subito dei cambiamenti su Instagram. Io sono una persona un poco così. Vabbè, lasciamo perdere. Un po' che dipende da me, un po' che dipende da cervello in lato. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque trovate qui il nick. E mi trovate su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud.